L'ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la regione Marche ha duramente colpito il piccolo comune di Cantiano, paese di 2000 abitanti alle pendici del Monte Catria. La prima pioggia è iniziata a cadere intorno alle ore 16 del pomeriggio per poi progressivamente peggiorare nelle ore successive fino a che alle ore 19 la piazza di Cantiano era immersa d'acqua. Attività, auto e chiese sono tutte finite sotto ad una coltre di fango ed acqua dalla quale era impossibile sfuggire. Queste le prime immagini registrate in piazza Lucioli ieri pomeriggio. Nel giro di alcune ore è caduta tanta acqua pari alla pioggia di circa 6 mesi. Fortunatamente non si registrano vittime, alcuni residenti, su indicazione, si sono portati ai piani più alti ma sono rimasti bloccati in casa senza luce né gas. Da che ora è così? Da stanotte alle 3. Quali danni avete avuto? C'è l'acqua in casa, tutte le case distrutte, c'è immobili distrutti. Tra l'altro c'è anche un cavo della corrente molto pericoloso. Sì, quello lì sono venuti su, hanno staccato la luce, però è qua per terra. Per quanto tempo dobbiamo rimanere così? Io ho 75 anni, mai vista una cosa così. E credo neanche il mio papà, neanche il mio nonno. Una cosa proprio... Poi dice, io non ci sono andata, ma dice che su al paese è proprio un disastro, Ieri sera c'era così d'acqua in piazza, un macello. Questa mattina a Cantiano splende il sole, ma è tanta la fatica delle persone scese in strada con stivali e pale alla mano per liberare vie, case e negozi dal fango. Purtroppo ci siamo trovati tutti sprovvisti, stiamo lavorando. Speriamo che ci arrivi qualcuno a darci una mano, perché da soli non ce la facciamo. È proprio un alluvione di quelle grosse che non ti raccontano. Io mi ricordo ero piccolo, una nel 77, ma non era così. Era molto così. Una volta era forse più preparati perché i fiumi erano più puliti dalla gente, oggi invece non fanno più pulire nulla, non fanno toccare più la pianta intorno agli albi. Ecco che succede poi quando pensi. Io ho mio fratello, i miei altri hanno un bar qui, gliel'ha portato via tutto, un'attività nuova, iniziata il 1° di giugno, tanti soldi investiti. È tutto da rifare? Tutto da rifare, già le finito da rifare. Pochissima parte del paese si è salvata. Da segnalare in via dei Molini una grossa voragine. I vigili del fuoco hanno prontamente chiuso la strada e fatto liberare le case dai residenti. La disperazione è tanta per chi si è visto spazzare via in un solo attimo la propria casa e la propria attività, come i proprietari di questo bar che si sono ritrovati il balcone rovesciato, chi il proprio negozio di fiori oppure questa storica edicola. Tutto da rifare, non c'è più niente da recuperare, 100% da buttare tutto, melma fino al soffitto, niente da recuperare. A che metri arriva? Tre metri al soffitto. E adesso stiamo provando ad aprire la porta del magazzino che non si apre. A Cantiano sono diversi i fiumi straripati e che hanno invaso le vie centrali del paese. Da quanti anni abita a Cantiano? 63 anni. Cioè 80 anni, perché prima ero al mercato. Dopo sono sposata, sono venuta al paese, se no prima stavo in campagna. Lei diceva che in 60 anni non ha mai visto niente di simile. Simile così non l'ho mai vista, mai. 63 anni. Perché non fanno la pulizia dei fiumi. I verdi non vogliono che taglio le piante, è questo il fatto. Ma lei ha avuto qualche danno in casa? Sì, il frigorifero, i tavoli, il congelatore, la credenza, tutta butta via, tutta roba da butta via. Ma chi mi paga? Chi mi paga? Poco più distante, le ditte private locali, munite di escavatori e di bob, cercano di pulire la strada dalla ghiaia e dai massi e di liberare le poche auto rimaste ancora intatte. Qui ci sono una ditta di Cagli che sta liberando il piazzale e grazie anche al lavoro di questi ragazzi forse riesco a salvare la macchina.
Ce ne avevo due, una purtroppo probabilmente da buttare, questa se riusciamo a liberarla sarebbe un grosso miracolo, però il merito va a sti ragazzi che sono veramente encomiabili. Ed è successo tutto in fretta? Sì, il pomeriggio ha piovuto in maniera copiosa, poi nell'arco di 10 minuti, un quarto d'ora è arrivata st'onda, sono straripati i fiumi e l'acqua si è alzata di un metro e mezzo. Una roba che si vede solo sui telegiornali, cioè uno pensa sempre che qui non capita, però l'importante è che alla fine i danni si sistemano, le persone invece no, quindi sembra che non ci sia nessuno che ha avuto dei problemi, quindi quella è la cosa fondamentale. Mentre altri residenti cercano ancora le proprie utilitarie. È riuscito a trovare la macchina di sua madre? No, adesso proseguo per il fiume, speriamo se sia fermata da qualche parte. Dove era parcheggiata? Qua dietro, e niente. Lei questa mattina la sta cercando da che ora? Dalle 7. Vabbè, poteva andare peggio. Alcune ore fa, gli ospiti della residenza per anziani, Casa Amarena, sono stati trasferiti in via precauzionale ad Urbino fino al ripristino della normale situazione nella struttura. Già dalla serata di ieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino speleologico e la protezione civile sono al lavoro per liberare e dare supporto alla popolazione. Siamo partiti ieri sera con tre squadre e poi per il pompaggio, ma non è stato possibile perché qui c'è fango soprattutto, e siamo ritornati stamattina con un bob e un escavatore per poter liberare la città dai detriti. Adesso stiamo andando avanti piano piano, poi vediamo se c'è bisogno di pompare o altro. Per il momento stiamo aiutando soprattutto le famiglie a sgombrare gli scantinati e gli appartamenti. Lavori intensi anche lungo la strada statale Tre Flaminia, dove la forza dell'acqua ha abbattuto alberi portando pietre e fango fin sopra al manto stradale. Da segnalare anche una frana prima della galleria Cave di Pietra. E allora siamo intervenuti questa mattina, la situazione era critica, e c'erano tutti gli alberi insomma sulla strada. Siamo intervenuti, abbiamo rimosso tutta la vegetazione insomma presente. E ora come vedi anche i guardrail e tutto il resto è da sistemare, ma tante alberi, pietre, rami, tutte le cose, ha portato via tutto. Mentre la corrente è tornata intorno alle ore 12.30 attraverso l'arrivo di un grosso generatore, a farla conta dei danni è anche il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Ieri ci ha coinvolto questa bomba d'acqua che in poche ore ha buttato a terra l'equivalente di mesi e mesi di piogge ordinarie. Hanno tracimato i fiumi nonostante fossero stati puliti, quindi avessero gli alvei completamente liberi, però ecco, come vedete l'acqua è arrivata in piazza, in pieno centro storico, che è totalmente distrutto. Sono distrutte le attività commerciali, abbiamo distrutta l'intera zona artigianale, industriale del paese, abbiamo interrotte le vie di comunicazione al centro storico, al capoluogo. Quindi ecco, io proprio stamattina veniamo da una conferenza con la Protezione Civile Nazionale in cui si è accolta la domanda dello stato d'emergenza, quindi da oggi come vedete abbiamo dispiegato più forze a disposizione di quelle che abbiamo solo come ente pubblico per poter ripristinare quanto prima la situazione di normalità, e mi auguro ecco, che dietro lo stato di emergenza possano arrivare anche il sostegno economico all'indotto imprenditoriale, privato, industriale del paese che come vedete è a terra.